Ma sotto l'aspetto della prestazione, sicuramente per quanto mi riguarda è chiaro che sono soddisfatto. Credo che per il periodo e per le partite è sempre meno che quelle che sono quelle che ci porteranno a fine campionato. È chiaro che il punto sposta poco la classifica. Noi siamo venuti qua per cercare di provare a giocarcela fino alla fine, per provare a giocare contro un avversario forte, magari provare a portare anche i 3 punti a casa. Ne è venuto fuori un pareggio che credo che alla fine, come hai detto te, forse scontenta entrambe, però credo che alla fine la partita è stata una partita comunque bella fra 2 squadre che volevano e cercavano di portare a casa la vittoria. Noi per dare continuità e continuare a giocarci partita dopo partita per dare un senso a questo finale di stagione, e il Casarano perché veniva da un periodo ottimo, positivo, e ha dimostrato di essere una squadra forte così come me l'aspettavo. Partendo dal presupposto che forse magari mi avete conosciuto poco, avete sentito, io non ho mai parlato a fine partita degli arbitri, ma non perché credo che poi nel calcio, per esperienza vissuta da calciatore e adesso da allenatore, si compensano sempre gli episodi che vanno a favore o contro. È capitato anche a noi in passato di avere magari qualche recriminazione, ma non l'ho mai fatto. Devo dire che su quella circostanza l'unica che ho visto bene e chiara è quella sul doppio fallo che c'è stato prima, una trattenuta sul nostro terzino che era Savarese, che è caduto. Quando si è rialzato poi c'è stata un'ulteriore trattenuta di Savarese al loro attaccante, quindi il fallo secondo me era iniziale. Poi se dopo doveva essere fischiato un rigore per il fallo fatto da Savarese, allora è chiaro che loro recriminano per questo. L'altra situazione non l'ho vista perché ero girato, stavo parlando col mio collaboratore per i vari cambi e mi hanno detto che c'è stata una situazione dubbianaria, ma eravamo lontani. Ripeto, si può recriminare sempre qualcosa per quanto riguarda gli arbitri, però devo dire che per quello che riguarda la prestazione della mia squadra, alla fine il punto magari può essere poco, però la prestazione è stata una prestazione importante, quindi sono contento di questo. Sinceramente per provare a fare il risultato, perché sapevo di avere e so di avere in panchina in questo momento dei titolari, dei possibili titolari. Io devo fare delle scelte e sono anche dispiaciuto perché magari ho dovuto addirittura mandare in tribuna 3 giocatori che sarebbero titolari secondo me in altre squadre di Serie D, però sono l'allenatore, sono quello che si deve prendere la responsabilità. Io non cerco di non togliere mai nulla ai ragazzi, cerco solo di dare qualcosa in più a noi che alla squadra, che è quello che deve essere il nostro fattore importante, e io ho cercato di fare i cambi per provare a vincere la partita, e quindi fino alla fine ho provato questo. Sì, devo dire che è stata una partita intensa, ripeto, contro una squadra che rispetto a quello che avevo visto nel giro di andata, non solo nella partita di andata contro di noi ma nelle altre partite, secondo me ha trovato una quadratura e un equilibrio importante. Gli manca qualche punto, se no secondo me il Casarano sarebbe stata una squadra che si sarebbe giocata la vittoria del campionato fino alla fine, perché tecnicamente per la qualità dei giocatori che è in rosa, per la rosa molto lunga, ampia che ha, per l'organizzazione, anche per la piazza, credo che non abbia nulla da togliere alla Cavese o allo stesso Brindisi, che sono secondo me quelle tecnicamente più quotate per provare a vincere. Quindi siamo contenti di questa prestazione, abbiamo cercato di fare una partita di intensità e loro devo dire che hanno tenuto botta. Ma io credo che la Cavese, a dire la verità, non so neanche ancora i risultati, sono sincero, ha vinto, ecco, vero? Quindi io credo che la Cavese a oggi sia la squadra che meriti anche di salire di categoria, perché è stata la squadra che ha avuto più continuità. Le squadre che hanno più continuità nell'arco della stagione, qualche scivolone leggero l'ha avuto, ma quando una squadra ha così tanta continuità, con la rosa che ha, credo che a oggi sia, con una partita in meno da giocare, la favorita. Io continuo a dire che per me le squadre sulla carta che mi piacevano di più come organizzazione di gioco, come giocatori, anche come ampiezza della rosa, erano proprio la stessa Cavese, il Brindisi e il Casarano, che ripeto, il Casarano però era in ritardo di punti per un giorno andata magari poco brillante come ci si aspettava. Quindi credo che in questo momento solo la Cavese può rischiare di compromettere la stagione, perché comunque la distanza dalle altre è comunque importante. Non so cosa ha fatto il Nardò. E quindi in questo momento credo che sia a 6 punti dal Brindisi e potrebbe andare a 7 punti dal Nardò, se non sbaglio, no? Aiutatemi, ecco. Se 6 punti dal Brindisi, la Cavese sta a 6 punti dal Brindisi e potrebbe andare, ecco, e quindi 6 punti, secondo me 6 punti in 7 partite non sono poche, quindi a oggi credo che sia la squadra che probabilmente meriti di vincere il campionato.